una legge oggettiva che non sappiamo chi ha fatto, ma che controlla le nostre esistenze. E questa legge oggettiva si chiama crescita e sviluppo. Dubitare del pensiero dominante, interrogarsi sugli inganni del nostro tempo. Una sontuosa lezione magistrale di Gustavo Zagrebelsky ha aperto la rassegna del Pensare Libero, che da oggi fino a sabato affronterà i temi della libertà e della parola nelle società contemporanee. Una delle parole chiave del nostro tempo è vincere, che poi si traduce anche nella vita politica quotidiana, o i numeri, e quindi avendo i numeri vinco. Dal racconto del grande inquisitore contenuto nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, il professor Zagrebelsky ha sviluppato un avvincente ragionamento sulle false libertà del tempo presente, riconoscendo nei diffusi precetti del liberismo un grave pregiudizio alle scelte della politica e alla realizzazione del bene comune. C'è una frase detta da un ministro importante della Repubblica che dice: noi ascoltiamo tutti, ma poi facciamo quello che vogliamo. Allora, ascoltare è importante, ascoltare è importantissimo, però sottolineo una piccola differenza lessicale. Una cosa è sentire, un'altra cosa è ascoltare. Sentire è uno si mette e dice sì, vi ho sentiti, e poi ascoltare invece vuol dire entrare in confronto con gli argomenti. Quando si dice abbiamo i numeri, lei capisce che l'ascoltare non c'entra assolutamente più nulla. Un bel evento che sono molto felice abbia coinvolto in particolare stamattina centinaia e centinaia di giovani. E così l'idea che si possa da protagonisti riprendere con curiosità, gioia, indignazione, rabbia, contestazione, ma la via di una ricerca libera attraverso il pensiero, la comprensione della realtà in cui si vive, è una bella giornata di speranza.